Mi trucco solo con prodotti nuovi. Tra l'altro, la maggior parte di questi sono introvabili in Italia. Infatti, li ho acquistati da Sephora in UK. Questo è il correttore di Kosas, di cui parlano tutti, e lo proverò per la prima volta con voi. Mi sembra abbastanza appiccicoso, ma si stende benissimo. First impression, un po' secco per i miei gusti. Ora devo assolutamente provare questi prodotti in crema di Tarte. Come vedete è nuovissimo. Vediamo. Mi sembra abbastanza scuro. Proviamo. Si sfuma benissimo. Super naturale. Metto subito anche il blush. Bellissimo. Ho preso anche la matita sopracciglia di Kosas. Guardate che bella. Niente da dire, mi è piaciuta. Questo invece è il famosissimo gel sopracciglia di Glossier, che si chiama Boy Brow. Eccolo qui. Questo già lo conoscevo e mi piace tantissimo. Purtroppo, vi dico la verità, devo ripassare il correttore con il mio preferito di NARS. Faccio giusto un pochino di baking e per gli occhi proverò questa nuova matita di Huda Beauty. E allungo lo sguardo. Ma perché no, utilizziamo anche un nuovo pennello. Devo dire, si sfuma anche molto bene. Nuovo mascara di Benefit appena ricevuto. Beh, devo dire wow. Matita labbra di Mario, che ora è finalmente disponibile anche da Sephora Italia. Io di solito preferisco quelle automatiche, ma anche questa non è male. Ho ricevuto i nuovi balm di Kylie, li devo assolutamente provare. Proviamo That's Tea. Super luminoso. Come setting spray utilizzo quello di Rare Beauty. Qui ce l'ho nuovo, ma utilizzerò quello già aperto. È il mio preferito. Come illuminante nuovo mai aperto ho questo qui di Anastasia, dorato. Ed ecco qui il make-up finito.